Ciao, buongiorno. Buongiorno. Pochi giorni tra una partita e l'altra, come sta la squadra, come arriva? Chiaramente con una vittoria probabilmente il morale è molto alto. Ma è chiaro che gli allenamenti ne abbiamo fatti pochi, perché ieri quelli che hanno giocato hanno fatto dei faticanti, quindi non ho neanche visti se non dentro lo spogliatoio. Hanno fatto allenamento tutti quegli altri che non sono stati utilizzati, oggi abbiamo fatto una rifinitura, quindi aspettiamo ancora domani per prendere le decisioni finali, perché c'è qualche acciacco, quindi quando ci sono tre partite in una settimana si aspetta sempre l'ultimo momento per scegliere gli 11 iniziali, considerando un po' tutte le situazioni sia di infortuni e anche di condizioni fisiche. Qualche acciacco, Scozzarella non recuperato, immagino, Stulac? Matteo non sarà convocato perché ieri ha fatto un esame e purtroppo una lesione. Leo oggi ha fatto allenamento con la squadra, è acciaccato e valutiamo domani. Potremmo vedere Dezzi in regia, in alternativa? È un'idea transitabile secondo te, oppure quale potrebbe essere? Oggi ho provato Leo e Luca Rigoni, che quel ruolo l'ho già ricoperto. Che Roma ti aspetti? Loro spingono molto solitamente sulle fasce, cioè potrebbe essere un gioco quasi speculare. La miglior difesa è l'attacco, o forse fasce rinforzate per tenerli giù? Ma loro vengono da una partita importante contro il Sassuolo, dove hanno ritrovato sicuramente stima anche nei propri mezzi. È una squadra che ha alternato prestazioni e risultati nell'arco di tutto il campionato. In questo momento sta adattando un sistema di gioco dove vanno a sfruttare molto le caratteristiche di, come detto te, dei terzini, no? Che spingono molto, da una parte Kolarov e dall'altra molto probabilmente Florenzi, con degli esterni che si accentrano, giocatori di gamba rapidi, veloci e tecnici. È chiaro che è una squadra che va limitata, poiché è una squadra che sotto il possesso palla ha della qualità importante, quindi quello dobbiamo essere bravi a far noi e lavorare in maniera compatta, vedere se il terminale offensivo è Dzeko oppure Schick, perché Schick, a differenza di Dzeko, è uno molto bravo a attaccare la profondità, non che Dzeko non sia altrettanto bravo, però bisogna lavorare in maniera compatta e umile. Lì dove noi ci permettiamo di scendere in campo e cercare di fare la partita ai loro ritmi, andiamo in difficoltà. È chiaro che dobbiamo essere bravi a mettere una partita su dei ritmi alti, di intensità, di determinazione, di voglia di vincere duelli e cercare di sfruttare al massimo quelle possibilità che ci possono capitare. Sarà una partita speciale per Gervinho? Tu hai qualche precedente, qualcosa che con Di Francesco siete più o meno... Ma Eusebio lo conosco da molti anni, poiché è di Pescara anche lui, e quindi è una persona che io stimo molto sia come allenatore ma anche come uomo. È una persona che si è costruito il tutto partendo dalla Lega Pro, dalla Serie C, ai tempi del Pescara, e mano a mano ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori italiani, compreso anche quest'anno, perché lì dove magari ci sono stati tanti cambiamenti, no? È chiaro che quando si cambia molto a livello di mercato ci vuole del tempo per far sì che la squadra ritrovi quei meccanismi dopo un certo tipo, dopo un tempo di continuità. Nonostante questo, però, se si va ad analizzare la Roma in questo momento è in corsa con l'obiettivo suo, che è quello della Champions, e soprattutto insieme alla Juventus è l'unica squadra che ha passato il primo turno, quindi sicuramente è un grandissimo allenatore. Ultima da parte mia, quello che è successo a Milano fuori dallo stadio e dentro lo stadio, ovvero i cori contro Koulibaly, bisognava fermare il campionato o è giusto giocare secondo te? Ma secondo me è chiaro che non è semplice giudicare dal di fuori, no? Poi ci sono le persone competenti nei propri ruoli. È chiaro che vedendo la partita, perché la partita l'ho vista in diretta, non si era capito quello che stava succedendo, invece dal campo le sensazioni sono state totalmente diverse. È chiaro che io penso che ci sia sempre un problema di cultura in Italia, siamo ancora indietro rispetto ad un paese come l'Inghilterra, no? Noi ci prendiamo l'esempio di giocare durante le feste natalizie come succede da diversi anni in Premier,
però credo che fondamentalmente a livello di cultura, di educazione, ma anche di leggi più severe che permettono di far sì che qualcosa possa cambiare, poiché il calcio deve essere un evento sportivo, non deve essere un momento dove qualcuno, e non parlo di tutti perché non si può generalizzare in base a tutti i tifosi, no? Non si può colpabilizzare tutta la tifoseria in generale, dove qualche stupido va lì per sfogare, magari sfogare delle problematiche quotidiane o di vita normale. Gli stupidi esistono, però credo che vadano fatte delle leggi dove vengano a punire dei gesti che continuamente si verificano, a parte il razzismo, ma anche il semplice offendere un allenatore anche dalla tribuna, perché non è solo un problema di curva, gli stupidi esistono dappertutto, ma questo è un problema credo culturale che vada sistemata già dall'educazione che si dà nelle scuole infantili, ecco, già dalle scuole materne. Quindi mi auguro che questo cambiamento avvenga il prima possibile, però ripeto, non è semplice giudicare, quindi è quello che ci conviene fare è noi comportarci in maniera adeguata in modo tale che ci siano meno episodi possibili. Mister, come vede questa Roma? È una squadra che oltre ad avere giocatori di grande qualità e già molto affermati, anche diversi giovani molto validi come i Pellegrini, Zaniolo. Sì, innanzitutto è una squadra che se si va ad analizzare la fisicità sembra di affrontare una squadra di pallacanestro dove tantissimi giocatori arrivano a superare gli 1,90, quindi dobbiamo essere bravi anche a limitare alcune situazioni sulle palle inattive, perché sono molto, molto forti e molto bravi sia in chi li va a battere, soprattutto, ripeto, per struttura dei singoli giocatori. Sono dei giocatori forti, uno che hai nominato te, Zaniolo, secondo me, pur essendo molto giovane, è un giocatore forte, non di prospettiva, che in questo momento può sicuramente fare la differenza, ma come tanti altri. È chiaro che quando poi rosa e si hanno tanti giovani, ci può stare che magari ci sono dei momenti di non continuità, ma questo parlo per l'andamento della Roma, quindi, ma sotto l'aspetto delle potenzialità, è una squadra molto forte, ecco, quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare la partita con la stessa umiltà con cui abbiamo affrontato le squadre forti come la Juventus, come l'Inter contro il Milan, perché la Roma ha del potenziale simile a queste squadre. È chiaro che a volte poi la continuità dipende anche dalle esperienze, da tanti fattori. Buongiorno, io volevo chiedere a mister se dal suo punto di vista la trasferta di Firenze tatticamente è stata la partita perfetta, perché hanno veramente avuto la palla sempre, quasi sempre loro, ma Parma non ha mai sofferto. Il telecronista diceva loro sono abituati, sanno soffrire, cioè non sono mai in difficoltà, cioè palla occasione sfruttata, partita perfetta. Ma io credo che ci siano state anche altre situazioni che avremmo potuto sfruttare, quale magari l'espulsione, no? Se io vado ad analizzare la partita con la Fiorentina, sì, è vero che hanno fatto tanti tiri, ma tiri da fuori area che sono sicuramente meno pericolosi di una circostanza dove siamo ripartiti in 3 contro 1, quindi a volte nelle statistiche non figurano, no? Queste ripartenze, questi 3 contro 1 come numero di statistica, ma sono fondamentali per spostare gli equilibri nella partita. È chiaro che quando si porta a casa un risultato pieno, la partita è sempre preparata in maniera tattica perfetta, ma io credo che tatticamente la squadra ha interpretato anche l'ultima partita di casa in maniera perfetta, dove ha concesso poco. È chiaro che poi l'unica differenza c'è stata che Roberto è stato bravo a far gol a Firenze, dove ha giocato tutti i 90 minuti in condizioni fisiche non ottimali, tant'è vero che non si è allenato né ieri né oggi, e nelle altre due circostanze in casa invece la palla è andata a sbattere contro il palo, e quindi avrebbe sicuramente cambiato il giudizio di tutte e due queste partite, l'episodio. È chiaro che siamo stati bravi a sfruttare quella circostanza, penso anche nel momento giusto, perché nel finale del primo tempo, quindi siamo rientrati nell'intervallo dentro lo spogliatoio per risistemare quei pochi difetti che abbiamo avuto nel primo tempo. È chiaro che però devo dire che quello che stupisce di questi ragazzi è che interpretano la partita in maniera perfetta, ma con l'umiltà di una squadra che si vuol salvare, e indipendentemente da chi va in campo, da giocatori più importanti o giocatori che sono abituati a fare delle categorie inferiori. E questa deve essere la comune costante che ci deve accompagnare fino alla fine del campionato. Una domanda che è una domanda proprio che, cioè, non lo so, cioè, Bastoni viene dalla stessa nidiata di Zaniolo? No, cioè erano in squadra insieme l'anno scorso a primavera dell'Inter, o c'è Bastone 99 e Zaniolo 99 o 2000, credo che siano
99 anche lui. Sì, in una circostanza di una partita Zaniolo e Bastoni non c'era poiché era stato convocato con la prima squadra, però sì, è della stessa corda. Però Zaniolo viene da un percorso dove era stato preso dall'Entella, quindi Bastoni è cresciuto nell'Atalanta ed è stato acquistato dall'Inter un paio d'anni fa. E Zaniolo ha fatto un percorso diverso. Però si parla di due prospetti importanti, dove uno è chiaro che gioca una squadra importante a livello anche di pressione, quindi non è semplice giocare a titolare a Roma, dove fa esordito anche in Champions, quindi vuol dire che sotto l'aspetto dello spessore, pur essendo molto giovane, è un giocatore molto importante. Ma questo lo potrà diventare anche Alessandro. Sì, mister, buon pomeriggio. A proposito di giocatori importanti, ce n'è uno che nel Parma, Firenze ha fatto una grande partita con la fascia al braccio, era partito da Firenze, ha vinto semifinale e finale, con lei sempre, poi è stato sempre in campo, sto parlando di Jacoponi, è un po' il suo soldato scelto, insomma. Danno vedere queste cose ti dà soddisfazione, no? Poi credo che agli occhi anche dei più piccoli, no? Che si vive di sogni, dove magari si vuole arrivare a giocare in Serie A. Simone è la classica dimostrazione che nella vita bisogna crederci sempre, poiché nella vita non c'è niente di impossibile. Noi l'abbiamo preso l'anno della Lega Pro, dove lui giocava in Serie B, credo che abbia fatto prima solo una presenza ai tempi dell'Empoli. Il fatto che quest'anno sta dimostrando di giocare tranquillamente in questa categoria per me è un orgoglio, poiché nella scelta di qualche anno fa vuol dire che siamo stati bravi ad andare a scegliere non solo il giocatore ma soprattutto l'uomo, poiché penso che per il raggiungimento degli obiettivi la cosa importante sì che bisogna essere bravi i giocatori, ma quello che non bisogna sbagliare è nella scelta degli uomini. Posso garantirvi che sul gruppo in toto, cioè in tutto il gruppo, credo che mi ritengo molto fortunato, perché credo di allenare veramente un gruppo di grandi uomini. Prima diceva dipende da chi impiegherà Di Francesco, se Zeko o Schick, cosa cambia per il Parma? No, parlavo di un baricentro, no? Che ti puoi mettere magari un baricentro più alto o più basso in base alle caratteristiche del centravanti che la Roma decide di far giocare. È chiaro che Schick, abbiamo visto analizzando la partita contro il Sassuolo, che ha spaccato la partita con l'attacco della profondità, dove è stato bravo a guadagnarsi un rigore e dove è stato bravo a fare il gol del 2-0. Quindi sono giocatori bravi, è una squadra che è brava a sfruttare il gioco sulle fasce per caratteristiche terzini, che sono molto bravi ad andare in sovrapposizione con gli esterni appena invertiti a venire dentro. Allo stesso tempo non ti permettono un'aggressione alta, poiché c'hanno dei giocatori che sono bravi anche a attaccare la profondità, quindi bisogna fare una partita di intelligenza. Lei affronta domani un suo amico, Abruzzo è terra di allenatore, terra fertile, lei, Di Francesco, Oddo che non se la sta passando benissimo, Grosso che ha avuto un po' una rivincita, c'è un legame tra di voi, c'è qualcosa che vi lega o un segreto? Ma per quanto riguarda, c'è anche Vivarini che allena Ascoli, che è di Pescara. Per quanto riguarda me, Fabio e Massimo, è chiaro che noi siamo cresciuti calcisticamente parlando in una società, nella Renato Curi, una squadra dilettante di Pescara, quindi ci accomuna questo, che siamo cresciuti insieme a livello calcistico. È chiaro che non è semplice, no? Ma lo stesso fatto che l'ultima volta che l'Italia ha vinto la Coppa del Mondo c'erano due giocatori, due calciatori di Pescara, quindi è una terra che molto probabilmente, non lo so, forse sarà l'alimentazione, il fatto che si mangia bene sia la carne che il pesce, o il clima, che c'è il mare, c'è la montagna, non lo so, però per una regione, per una città così piccola, il fatto magari di avere così tanti allenatori tra la Serie A e la Serie B è una caratteristica, non so spiegarti come, ma da tenere in considerazione. Inglese non si è allenato, ha detto, però che facciamo, lo mettiamo in formazione oppure vediamo cosa dice la ruota, il sorteggio della ruota in questo giro su chi non deve giocare per infortunio. Siamo abituati da un periodo che magari i giocatori finiscono la partita e poi di punto in bianco magari hanno delle problematiche, però aspettiamo domani. Da quello che vedo io, domani può essere una partita per velocisti, Gervinho, Biabiani, può vincerla anche così il Parma?
Ma innanzitutto credo che bisogna far di tutto per cercare di recuperare un giocatore importantissimo quella inglese. È chiaro che poi, per caratteristiche diverse, è chiaro che lì dove magari si affronta una squadra che cercherà di fare la partita, lì dove magari vorrà vincere a tutti i costi, se concedono qualcosa, è chiaro che giocatori di gamba a campo aperto possono sfruttare le proprie caratteristiche. Però, come ha dichiarato giustamente il loro allenatore, che stupido non è, e sicuramente verranno a fare la partita stando attenti alle marcature preventive per non concederci ripartenze. Quindi dobbiamo essere bravi, sì, quando la palla ce l'ha loro, cercare di colpirli in ripartenza, ma nonostante abbiamo di fronte una squadra sulla carta più forte di noi, cercare di giocare anche, considerando che loro sono bravi a portare la prima pressione, sfruttando le nostre caratteristiche in costruzione di gioco, poiché in casa